உலிமாமாகும் அகிலில்லா காதேனோனோகோட. Ciao a you, benvenuti al nuovo video. Ma prima di cominciare, sigla! Ecco, sono tornato e il nuovo videocommento sarà su Antonio Bove. In realtà questo videocommento io non l'avevo fatto ancora perché siamo circondati da falsi buonisti. Quindi fare un videocommento su ragazzo omosessuale sarebbe stato un motivo per tante persone per poter dire: oh, sei omofobo. Non sono omofobo, comincio a precisare questa cosa. Madonna, ma perché mi chiama su Skype? Si sarebbero appiati al fatto che lui essendo omosessuale io sarei stato omofobo. Capogno vero sta cosa, io ho amici gay, guaiù, cioè, nega. Anzi, io sono pro ai diritti per i gay, perché figuratevi, non è che sono animali o cose simili, sono persone normalissime come noi, che hanno un'indole diversa dalla nostra. Vabbè, comunque sto facendo troppa cosa alla Super Quark, cioè, per cui ho aspettato. Però qua voglio non ha resistito, per la verità non ha resistito. Antonio Bove e la sua canzone? No, cioè, ma proprio no. No, Caturisce, sì, però, tutto è proprio no, la vediamo insieme. Se proprio dobbiamo, vediamo. 3, 2, 1, video! Buongiorno a tutti, sono ritornato su Facebook, più combattivo e più guerriero di prima. Okay. Beh, voglio subito mettere in chiaro il fatto che non mi sono cancellato grazie alle critiche per paura degli omofobi, perché io, sempre fiero di me, cammino a testa alta, paura di nessuno. Grazie a tutte le persone che mi hanno sostenuto su WhatsApp in questi giorni. Prego. Grazie alle persone che mi sostengono ancora, grazie al gruppo che si chiama Sosteniamo Antonio Bove, chiunque vorrebbe fare parte, basta che invia la richiesta al gruppo. Okay, grazie al gruppo anti Antonio Bove, grazie alle persone che mi criticano. Prego. Grazie a tutti voi. Beh, questi giorni mi sono cancellato per scrivere questa canzone che mi rispecchia, scritta da me. Ma perché se non ti commettevi dal profondo del cuore? Beh, ho scritto queste parole e voglio cantarvi questa canzone mia. Va bene, vai, ti diamo una possibilità. Ok. Ok. Tempo. Tu ci chiami diverso solo perché amiamo nostra stessa sesso. Non è colpa nostra se Dio ci ha creato uomo a marinda, a rinda femmina. Non guarda, yeah. Guarda se due uomo a savanna vasa. Ma guardate sto schifo società che cioè, non si fa gamba. Niente. Noi non siamo liberi ma perché ama rispettiamo. Ma chi voglio capire? Noi siamo umano come voi. Grazie a Cruce. E voi mamma come chi lì là cade non ho cuore. Perché senza cuore non si cade. Ma non so permettere. Niente. Che noi siamo diversa, siamo pazza. Che ma sti pazze, sti diversa. Te non ho ancora. Pur un mio dream. Grossa è sta brutta razza che non si accetta. La nota è sempre che lì. Fuli mamma sulla liberamente. Non finiva mai questa nota. Din David sono stato battuto, sono stato giudicato. E din David non mi avete mai accettato. Non sto un cabra con la vita mia. Sono stato solo con mano con mezza via. Non sto un caffa sta canzone per far crescere solamente un nome Antonio Bove. A sto solo a fare perché è come a me. Noi amo sempre rispettate. Un cane può padrone. E niente perché dimmi. Solo una cosa so. Cambio pagina, bellissimo. Pur noi facciamo parte di sto schifo società. E che stai bello? Scusate le pause, scusate non l'intonazione. Non l'intonazione. Scusate per tutto. Il discorso non gira sul fatto che sia gay o che abbia scritto delle cose a tratti belle, ma poi diventavano. Lui puli ma società. Il problema subentra nel fatto che, come sempre, persone che non sanno fare delle cose fanno delle cose. È come si rimane. Allora, una volta Skype.
Vabbè, rispondiamo, vediamo chi è. Ah, questo. Pronto? Oddio, dai. Non bestemmiare. Sì, merda. Ma che? Se non vi piacciono i miei video, che cazzo vi commentate a fare? Che cazzo volete da me? Calmo. Che cazzo vi ho fatto io poi? Ma mi hai chiamato che tu? Che cazzo volete da me? Che cazzo volete? Niente, mi hai chiamato tu. La merda. No, quindi ho già mangiato, grazie. La merda infilate nella bocca. Ma mi sono lavato i miei denti. Tutti pezzi di cess. Ma perché dici così? Mi avete proprio rotto. Ma non ti ho chiamato io. Ti hai rotto il cazzo. Non dire le parole, sciocca la via. L'ultima volta, ma boh, basta. Andatevene a fanculo, va. Andate a Stoccolma. Andate a criticare Jack Benetti invece di me. Ma non ti ho criticato io. Io che non vi ho fatto un cazzo. Ma infatti non ti ho detto niente. Un cazzo vi ho fatto. Oh. Un cazzo. Oh. L'hai detto già 15 volte. Non ti ho già fatto niente. Io posso sapere che cazzo vi ho fatto. Scusa. Non mi hai fatto. Se a me non piace un video. O. Ad esempio a me non piace. Chi? A me non piace. Chi? Come la, che si chiama? Jack Bennett. Rosa. La mia rosa. Non mi ricordo. Ecco, come fai sapere? A me non piace Rosario. Roberto Baggio. Uniz, però non criticarlo perché quello rompe veramente il cazzo. Ho capito. Ma che vuoi da me? Cioè, guarda che non ti ho chiamato io. A me non piace la Sabre Gamer. Ho capito. Beh, a quella non vado a criticare. Che cazzo mi ha fatto a lei? Cazzo mi ha fatto? Ma basta dire cazzo, ti urlo tua mamma. Usate la testa, brutti porci schifosi. Allora non ti ho chiamato. Non ti ho chiamato io, ho usato la testa. Andatevene a fanculo, beccatevi questo, beccatevi sto lì. Ma non dire, a fanculo. Non dire così. Avete rotto cazzo. Non si dice. Oh. Guarda che io mi non saluto, ti ho chiamato. Andate a criticare un'altra persona, non a scassare i coglioni come me. Guarda che non ti ho chiamato, ripeto, non ho detto niente. E avete rotto cazzo, capito? Avete rotto cazzo! Ma no, che vuoi da me? Vaffanculo! Ma fammo cammare, sto per merda! Scusate l'interruzione, ma... Comunque, ricollegandomi al fatto di Antonio Bove, ci rendiamo conto di quanto il web stia tirando tante persone in sé con la speranza di essere straconosciuti e cose simili. Io ti vorrei dire, caro Antonio, è vero, c'è ancora tanta ignoranza in giro per quanto riguarda l'omosessualità, eccetera, eccetera. Però metterti in ridicolo fino a sto punto, fratello caro, pensa di no. Penso che non è bello. Pure perché si sente che non è che canti... Cioè, non canti. Cioè, parliamoci chiaramente, non canti. Quindi, consiglio per questo video, Wagyu, limitatevi a fare cose che sapete fare. Evitami continuo a fare figure in merda tutto Italia. Anche se comunque c'è da dire che non solo a Napoli te ne mi scime, ce ne sono molti anche lì, proprio dove abiti tu che stai guardando questo video. Io penso solo una cosa riguardo l'omosessualità. Per quanto si possa dire che Dio ci abbia creati per stare insieme uomo e donna, allo stesso modo nella Bibbia è così come la base di ogni essere umano dovrebbe essere. Nella vita tutto ciò di cui abbiamo bisogno è semplicemente amore. Che io ami un uomo, ami una donna, un bicchiere di plastica, Snoopy o una pinzetta per le sopracciglia, questo non fa assolutamente nessuna differenza. Ricordate che quando si parla d'amore si muove tutto dalle quattro. Ciao, adio, ci vediamo al prossimo video. Ah già, il solito messaggio a voi iscritti. Via, ciao! Scassado, vai.